Ben ritrovati cari amici telespettatori e buongiorno a tutti voi. Oggi è venerdì 12 agosto e, come di consueto, iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa di Molise TV, leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. Il risalto Patto per il Sud, da Roma 378 milioni al Molise. E poi provincia e comune insieme, firmata la convenzione per centro di aggregazione a Campobasso. Nel taglio basso invece, We Late, l'intervista esclusiva all'attrice Valentina Lodovini. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. In risalto provinciali, sorprese nelle liste, Alberto Tramontano abbandona il centrodestra e appoggia Antonio Battista. Ieri è partita ufficialmente la corsa per la conquista di Palazzo Magno, sede della provincia di Campobasso. Ieri appunto quindi la scadenza delle candidature, due blocchi a sostegno del sindaco del capoluogo, uno per Antonio Carlone. Nel taglio alto Cipe, altri 30 milioni al Molise per l'elettrificazione della rete ferroviaria. Frattura subito la fase operativa. Altri 30 milioni oltre alle risorse già stanziate per il trasporto ferroviario Molisano, e questa è la buona notizia aggiunta a mercoledì dal CIPE. Entriamo nella fase operativa, ha commentato il governatore Frattura. Calendario certo e procedure semplici e chiare per dare immediata esecutività agli interventi inseriti nel patto per il Sud. Ancora a Campobasso, centro polivalente, siglato l'accordo ieri la firma del sindaco e del presidente De Matteis. È poi superata la soglia dei 50.000 residenti nel capoluogo di regione e poche centinaia di unità per invertire il trend. Ururi lascia 700.000 euro in eredità all'ospedale, il gesto generoso di una donna appunto di Ururi. Passiamo adesso allo sport. Gironi di serie D, nessuna sorpresa, Lupi e Agnone inserite nel gruppo F e commenti novembre. E Marco Vecchio, tutto è andato secondo i pronostici. Coppa Italia granata contro la Dauna Rosso Blu in campo il 28 agosto. Ancora Eccellenza, Vasto Girardi col paccio in mediana accordo con Cato. Andiamo adesso avanti con le notizie di Primo Piano Molise. Anche in questo caso in risalto parliamo delle provinciali di Campobasso, Battista VS e Carlone, leggiamo a centro pagina e corsa a due per il vertice di Palazzo Magno. Rispettate le previsioni della vigilia, il Partito Democratico rinuncia al simbolo. Il sindaco di Campobasso sostenuto da due liste civiche, una per quello di Campochiaro. Si vota il 31 agosto, Presidente e Consiglio non saranno eletti dai civili ma dagli amministratori. Nel taglio alto ancora l'elettrificazione della ferrovia dal Cipe 30 milioni per la tratta Rocca Ravindola Isernia, frattura corriamo tutti nella stessa direzione. E poi emergenza migranti in regione 45 centri di accoglienza, ma c'è ancora posto per altri profughi. Nel taglio laterale Termoli, nuova ondata di maltempo sulla costa, settimana da brividi per bagnatori e villeggianti e sopra il luogo alla San Giovanni Bosco unica soluzione per i bimbi della materna. Ancora nel taglio centrale insegnante originaria di Ururi muore e lascia tutta l'eredità al Policlinico San Matteo di Pavia. Maria Luisa Occhio Nero aveva 61 anni e un patrimonio di circa 700.000 euro. Campobasso i residenti del capoluogo tornano sopra quota 50.000 e nel taglio basso A Isernia la Crona. Si ringhe in villa comunale, protestano le mamme non essendo curate. Questo il primo caso. Proseguiamo adesso con una notizia proveniente dall'Abruzzo, in particolare dalla zona di Vasto. Inchiesta sul cartellone estivo 2013. Mena al Movimento 5 Stelle, la Marchesani resta al suo posto. Vediamo adesso insieme le notizie sportive. Campobasso, Agnone e Vastese inserite nel raggruppamento F. Fuori le Abruzzesi dell'entroterra, Novità Romagnole, Matelica Favorito, Occhio al San Marino. Reazioni soddisfatte da parte dei mister di entrambe le squadre: Novelli, un girone con la giusta cultura. E poi, d'Ottavio, era ciò che volevamo. Coppa Italia, granata contro la Dauna: il Lupo aspetta Monticelli e Civita Novese. Continuiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie della Gazzetta del Molise. La prima pagina della Gazzetta del Molise titola Con Provincia un'elezione tra intimi. Gli amministratori e non i cittadini sceglieranno i vertici dell'amministrazione provinciale di Campobasso. Salti di quaglia e amicizie rinnegate. L'Oscar del giorno è stato assegnato al presidente Paolo Di Laura Frattura mentre il tapiro al sindaco di Campobasso Antonio Battista. Continuiamo con la lettura delle pagine interne. A pagina 2 Cipe al Molise 30 milioni per il trasporto ferroviario per il presidente frattura subito tutti nella fase operativa. Il governo ha dato il primo via libera ai fondi per i patti per il sud, poi l'intervento. Ma cosa farà la provincia senza i soldi per i singoli capitoli di bilancio? A pagina 3 Ambrosio si vota per decretare il decesso della provincia e gli eletti per assicurare. Le spoglie testamentarie. Politica una poltrona per sopravvivere, quale che sia. E ancora nel taglio basso: due liste per il candidato presidente Battista, una per Antonio Carlone. Vediamo adesso insieme le notizie di Agenzia Stampa Molise. CIPE al Molise: 30 milioni per il trasporto ferroviario, frattura subito nella fase operativa. E poi Provincia di Campobasso, liste presentate: due per Battista, una per Carlone. Attualità: politiche attive del lavoro. Le regioni sollecitano il governo ad assumere mille addetti e a stanziare fondi per la ricollocazione lavorativa. Ancora Campobasso, rinnovo Provincia, Monaco: molti nodi ancora da sciogliere e ancora attualità la scoperta del trigno sabato 13 agosto la passeggiata naturalistica per osservare e riconoscere la flora e la fauna fluviale Isernia a Castel del Giudice il primo festival internazionale dell'arte di strada del Molise e poi una notizia proveniente dal Lazio meridionale una scuola per formare nuove maestranze per la lavorazione e commercializzazione del marmo dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali vediamo insieme la prima pagina della Repubblica che titola Con le guerre di Aleppo e Sirte nella, nelle strade della città siriana assediata salta la tregua, Sad usa armi chimiche e poi nella roccaforte libica liberata da dall'Is i jihadisti sconfitti scappano verso il mare. Proseguiamo adesso con le notizie del fatto quotidiano. A centropagina Renzi e nei guai per salvarsi deve trovare 16 milioni di sì, referendum, i calcoli, servono più voti di quanti il PD ne abbia mai presi. E poi ancora Sirte, bandiere dell'ISIS in fiamme, siamo liberi, sicurezza allerta nei nostri porti e i miei 1537 chilometri per poter fare la maestra, le storie mobilità pazza della buona scuola. Nel taglio alto solo gli stupidi temono la satira, Dario Fo, il premio Nobel, sostiene Mannelli. Continuiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie di Libero. Risalto: benzina più cara d'Europa. Paghiamo il carburante il 10% in più dei tedeschi, il 20% in più dei francesi e il 30% in più degli austriaci. Dal 2012 il prezzo del petrolio è calato del 70%, ma la pompa è sceso solo del 20%. Ovvio, per due terzi è fatto di tasse e accise. Governo Sciapo, Italia salata. E poi Raiola, ex cameriere, da 50 milioni l'anno, ritratto dei il procuratore protagonista del calcio nel taglio basso. Quei professori sono lavativi, mille scuse per non trasferirsi al nord, in realtà non vogliono lavorare. Vediamo adesso insieme le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. Risalto anche in questo caso Fondi Sud Puglia in moto, confermati i 2 miliardi previsti, adesso il patto con il governo e dal piano cultura 96 milioni a casselli e musei pugliesi e lucani. E poi Sabrina Misseri libera è già scontro fra toghe. La Corte d'Appello deciderà se conteggiare i 360 giorni per depositare le motivazioni. Nel Taglio Alto La Cronaca, Bitonto, guerra tra clan, tre finiscono in manette e furgone di braccianti travolto da Tir un morto. Ancora economia PIL previsto in frenata. Il governo rivede i conti. Nel taglio basso l'inchiesta sui treni dopo il caso della PM. Ancora nel taglio basso il Rio 2016 di Francisca Omaggio a un'Europa senza terrore. Juazer dopo la squalifica sono distrutto. Vediamo adesso insieme le notizie di avvenire in risalto il gas sulla tregua da Leppo solo tre ore di pausa nei combattimenti la denuncia usate bombe al cloro l'ONU indaga primi aiuti alla città assediata intervista al vice ministro degli esseri giro in Libia diplomazie non truppe la nostra ricetta funziona e poi accolti in casa da Francesco il Papa pranza con i profughi portati a Roma ospiti di Sant'Egidio nel taglio basso la riforma rischia Così si torna agli OPG, denuncia anche i carcerati nelle residenze alternative e l'allarme degli psichiatri. E dalla cronaca, passiamo adesso allo sport, vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport. Il risalto Gabigol che duello, partito l'assalto nero azzurro per averlo subito, ma il padre preferisce Torino. Intanto il Real Supersfida Juve Inter nel taglio laterale Berlusconi venduto il mio Milan per amore. Ancora a sport, vediamo insieme le notizie della Gazzetta Sportiva. In risalto colpo inter, Joao Mario, l'Eurocampione, il primo regalo a De Boer, il centrocampista dello Sporting Lisbona, firmerà per 5 anni al club 40 milioni più 5 di bonus. Si ferma però Ansaldi fuori un mese. I cinesi scatenati sul mercato. E poi nel taglio basso Witzel e Bentancur chi fa centro e Rio 2016 invece nel taglio laterale di Francisco. Porta l'Europa sul podio. Siamo uniti a Bagnale di Costanzo. La barca last minute. Rema nel bronzo. E con questo è veramente tutto. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Vi lascio al Meteo. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. E vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Il Meteo è offerto da. Signora, dico a lei. Ha con sé gli assegni Spendi e Risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e Risparmi conviene. Spendi e Risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per venerdì 12 agosto. La pressione torna ad aumentare garantendo così condizioni di tempo stabile e soleggiato con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi qualche cumulo in sviluppo diurno sui monti e sul Salento nonché addensamenti la notte tra Termolese e Alta Puglia temperature in generale stabili ma vediamole nel dettaglio Campobasso minima 13 massima 20 20° Isernia 15-25 Termoli temperature comprese tra i 21 e i 23 23° Il meteo è stato offerto da Signora Dico a Lei ha assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.